a tutti e benvenuti sul mio canale. Allora, oggi nuovo video e come avete capito dal titolo andremo a fare una nail art cartoon ed andremo a realizzare Flounder, il pesciolino del cartone animato La Sirenetta. Qui come vedete già ho bufferizzato l'unghia, quindi è pronta già per andare a disegnare. Allora, i soliti colori, il solito nero e bianco, quindi andiamo a vedere i colori che ci serviranno. Poi questo qui, l'H254, che questo qui è il giallo di La Femme. Un giallo classico normale, a voi in videocamera pare, da come vedo io, lo fa un po' più aranciato, ma invece è proprio giallo, fidatevi, proprio giallo tranquillo, giallo normale. Poi andiamo a prendere l'SP132 Laguna, che è questo colore qua, molto bello. Questo qui, tipo Tiffany. Poi Red Diva, questa è l'F03. Poi Surf, che questo è l'F54. Poi Amber, che è l'F61. Poi Chocolate, che questo è l'F68. E infine uno di Beauty Space Nails che si chiama Blue Azteco, questo è il numero 27, questo qua blu un po' più scuro. Questi sono i colori che ci serviranno per andare a realizzare questa nail art. Poi la solita matita, stavolta prendo questa qui, che ho preso dei cinesi. Poi i soliti pennelli, quindi super fine e il liner. E niente ragazze, vi lascio il video tutorial di questa nail art e ci vediamo a fine video come sempre. Ok ragazze, eccomi qua. Io ho preso la mia matita, andiamo a cominciare a realizzare intanto lo sketch di Flounder. Dopo aver fatto lo sketch di Flounder, io vado a prendere il pennello liner con il giallo, vado a riempire tutta la parte del viso e il corpo, insomma. Adesso andiamo a prendere Surf e sempre con il pennello liner vado ad riempire le pinne. Adesso prendo Red Diva, il rosso, e sempre il liner, vado a fare realizzare la bocca e a riempirle. Poi prendo Chocolate e riempisco, che italiano, scusate, mi riempio lo sfondo dietro la lingua, insomma, diciamo. Dopo aver fatto questo, io prendo il bianco e sempre il liner e vado a riempire gli occhi. Poi con il verde, con il laguna, vado a fare intanto il colore degli occhi, insomma, della pupilla.
fatto questo, prendo Humber, prendo il, scusatemi, il superfine, e vado a fare i contorni solo nella parte del viso. Il nero sempre con il superfine vado ancora a intornare gli occhi e le sopracciglia. Ok, dopo aver fatto questo, io prendo sempre il liner, vado a prendere il blu azteco, quello di Beauty Space Nails, questo blu qua più scuro, mi aiuto con il lucido poi a, a sfumare i vari colori. Adesso prendo sempre il liner, vado a sfumare Amber un po' da, su tutto il viso, insomma, vedete, sempre con il lucido. Adesso facciamo l'ultima sfumatura, che prendo il bianco, lo vado a mettere un po' da qualche altra parte. Eccomi qua ragazzi, allora questo qui è il Flander. E ho fatto in versione opaca, quindi matte, molto carino, mi è piaciuto tanto come è venuto, carino tanto, eccolo qua, oh, così vedete meglio, guardate quanto è carino, qui mi si è scusato un po' di nero, quanto è l'occhio qui, però vabbè, però molto molto carino, si vede bene anche le sfumature, mi piace veramente tanto, è carinissimo, voi cosa ne dite? Questo qui è Flander, se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su, sotto il video commentatemi, fatemi sapere cosa ne pensate, è veramente carino, mi piace tanto come è venuto, carino. E così vedete meglio, senza il dito mio dietro. Niente, spero, ecco, che il video vi sia piaciuto e niente, io vi saluto, vi mando un enorme bacio e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!